Continua la protesta degli agricoltori della Piana di Catania per chiedere l'acqua per i fondi agricoli. Intanto l'amministrazione comunale di Paternò è stata in commissione all'ARS a Palermo. Un imprenditore paternese ha denunciato i continui atti intimidatori a fini estortivi subiti in territorio messinese da due uomini appartenenti al clan mafioso Ragaia Sangani. La ditta si sta occupando del rifacimento di un tratto della circunvallazione a Malvagna. Incidente domestico questa mattina per un 42enne di Mascali, un dito della mano dell'uomo è rimasto incastrato in un tritacarne. Per liberare la mano, in sala operatoria, intervento anche dei pompieri del comando provinciale di Catania. Tentata rapina nel tardo pomeriggio di ieri in un negozio compro oro di via Vittorio Emanuele a Paternò, ad agire in due, sparati due colpi a salve. 6 anni fa alla villa comunale di Adrano veniva ucciso con una coltellata il 19enne adranita Rosario Ranno. Il sindaco Angelo D'Agate questa mattina ha deposto un mazzo di fiori accanto alla stele che ricorda Rosario e tutte le vittime della violenza. Ad Adrano oggi è il giorno del patrono San Nicolò Politi. Questa mattina l'abbraccio della città al santo nella processione che ha interessato i vari quartieri. Il Fercolo accolto con grande festa e devozione a Monterosso. Il momento clou stasera con la spettacolare volata dell'angelo. A Paternò per il mese di agosto resteranno chiusi i centri per anziani. Critica la consigliera Patrizia Virgillito. Il sindaco Nino Naso e l'assessore Nancy Leotta rispondono che è dovuto al calo di richieste. Buonasera ai telespettatori di Ciak Telesud e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra informazione, che apriamo subito con una notizia che viene da Catania, dove la Guardia di Finanza ha eseguito una perquisizione nei confronti del consulente finanziario Massimiliano Fortuna Galloro, un 46enne originario di Pizzo Calabro in provincia di Vibo Valentia, nell'ambito di una inchiesta sulla società Solid FX Pro, di cui promuoveva le gestioni sul mercato Forex. Su disposizione della Procura, le Fiamme Gialle hanno anche eseguito un decreto di sequestro preventivo di 700.000 euro, il doppio della somma che secondo l'accusa al momento risulterebbe realmente truffata. Notificato un avviso di garanzia che ipotizza i reati di concorso aggravato in truffa e appropriazione indebita. I danneggiati, residenti tra Catania, Messina e Reggio Calabria, sarebbero circa un centinaio, secondo la Procura. Galloro, in concorso con persone ancora da identificare, avrebbe indotto numerosi risparmiatori ad affidargli notevoli somme di denaro da investire sul mercato Forex, somme delle quali invece si sarebbe successivamente e indebitamente appropriato. Galloro si dice al momento innocente e a sua volta si dichiara vittima della società di trading online. Veniamo a Paternò, dove continua la protesta degli agricoltori della Piana di Catania per chiedere l'acqua per i fondi agricoli. Intanto l'amministrazione comunale di Paternò è stata in commissione all'ARS a Palermo. I dettagli nel servizio di Mary Sottile. Interventi è ciò che chiedono gli agricoltori del catanese. L'acqua nelle campagne della Piana di Catania resta un miraggio a pochi giorni dalla fine del ciclo di irrigazione. Una situazione non più tollerabile che ha portato gli agricoltori a protestare per l'ennesima volta. Una voce trasformata in un documento da parte dell'amministrazione comunale a Paternò, firmato dal sindaco Nino Naso, dal presidente del consiglio comunale Filippo Sambataro e dal presidente della commissione consiliare alle attività produttive Salvatore Tomasello, portato all'attenzione della commissione regionale alle attività produttive dell'ARS e presentato nel corso di un'audizione a Palermo. Abbiamo fatto sentire proprio in commissione agricoltura il grido che arriva da tutte noi. Dovete pensare che il consorzio di bonifica serve 7.000 ettari di terreno agricolo, quindi parliamo di tante aziende, tanti produttori agricoli, un indotto economico che serve quasi 150.000 abitanti, e non si può lavorare sempre in emergenza. Siamo andati in commissione non solo per gridare, ma come ho detto, e devo dire che ho trovato rispondenza da parte del
presidente della commissione, per portare proposte. Abbiamo parlato di proposte, di integrare il personale, abbiamo parlato di lavorare sulle condotte, abbiamo parlato di creare canali irrigui o dare la possibilità di costruirsi anche dei bacini propri ai vari utenti, per non farsi trovare scoperto, specialmente nel periodo poi che non verrà più erogata l'acqua, perché dobbiamo pensare che l'acqua viene erogata dal 2 luglio al 15 agosto. Dopo il 15 agosto ci sono difficoltà, allora ci sono canali di fluenza che possono arrivare per caduta nei vari terreni, ecco, su questo si deve lavorare. Abbiamo dato queste proposte che devo dire che sono state accolte da parte della Commissione, poi andranno all'amministrazione regionale, quindi penso io sempre che le istituzioni devono lavorare insieme ai cittadini e insieme anche all'associazione. C'erano con noi, oltre che al Presidente del Consiglio, al Presidente della Commissione Tomasello, e anche i rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti, c'erano due associazioni, i rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti dei produttori. Devo dire che si è fatto un buon lavoro, è stato un momento d'inizio. Io più volte, anzi, ho sollecitato questi problemi, abbiamo avuto anche un incontro con gli altri sindaci a Paternò, l'abbiamo avuto anche a Palagonia, abbiamo avuto anche un altro incontro in un altro comune. Abbiamo fatto tanto, abbiamo messo tante richieste tutti i sindaci, però si deve lavorare da ora. Finita l'estate, dobbiamo essere pronti perché le cose ordinarie non possono essere straordinarie. E in una città, in un territorio dove si vive principalmente di agricoltura, non possiamo assistere all'abbandono da parte dei nostri figli, perché ci sono molti terreni, ci sono molte produzioni agricole che, proprio perché si scoraggiano, no, una volta che i padri si fermano i figli non continuano. Invece è questo, il nostro prodotto essenziale, la nostra arancia rossa, oltre poi agli altri agrumi, limone e quant'altro, ma la nostra arancia rossa, che deve diventare un marchio di qualità, ecco, la dobbiamo potenziare. E allora confidiamo in tutto questo, mettiamoci tutti insieme, lottiamo insieme, gridiamo, però proponiamo. Un imprenditore paternese ha detto no al pizzo e ha denunciato i continui atti intimidatori a fini estortivi subiti in territorio messinese da due uomini appartenenti al clan mafioso Ragaia Sangani. La ditta paternese si sta occupando del rifacimento di un tratto della circunvallazione a Malvagna nel messinese. Sentiamo. I lavori per il completamento della circonvallazione di Malvagna nel messinese sono finiti al centro delle mire della criminalità organizzata. Due uomini, elementi di spicco del clan Ragaia Sangani di Randazzo, affiliato ai Laudani, sono stati arrestati per tentata estorsione alla società di Paternò impegnata nei lavori, che si era aggiudicata l'appalto pubblico per un importo di 630.000 euro. Malgrado le ripetute minacce, l'imprenditore paternese ha resistito alle pressioni e non ha ceduto alla richiesta di pizzo, finché un episodio ha fatto scattare le manette. Una bottiglia di plastica contenente del liquido infiammabile, un accendino e un biglietto con una frase intimidatoria manoscritta in dialetto siciliano, che era stata attaccata alla maniglia di una macchina escavatrice. Sono finiti così in carcere Rosario Russo, 25enne di Castiglione, e Francesco Confalone, 36enne, originario di Malvagna ma residente in Germania, accusati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Taormina sono partite a seguito di una denuncia sporta nel febbraio 2016 ai carabinieri di Malvagna dal responsabile di cantiere della società di Paternò. Gli investigatori si sono avvalsi di intercettazioni ambientali e telefoniche. Le attenzioni si sono inizialmente indirizzate su alcuni pregiudicati della zona di Malvagna, successivamente si sono concentrate su Russo e Confalone, notati mentre si aggiravano con fare giudicato sospetto nei pressi del cantiere che era in fase d'avvio. Le conversazioni captate documentavano messaggi verbali violenti con il ricorso all'uso della forza per ottenere un incontro con l'imprenditore, che fino all'ultimo non ha ceduto, rifiutando ogni richiesta di incontro. Una resistenza che ha portato ad un inasprimento dei toni delle minacce fino alla bottiglietta corredata dal biglietto minatorio,
che però è costata ai due l'arresto. Allorché è arrivata la conferma del RIS di Messina, la calligrafia della lettera è la stessa di quella di Russo. Ai due arrestati viene riconosciuta l'aggravante del metodo mafioso. E restiamo nella provincia messinese, dove il sindaco Cateno De Luca, sindaco di Messina, ha deciso la clamorosa decisione di tutte le scuole. Il sindaco ha firmato un'ordinanza indifferibile e urgente che riguarda i plessi scolastici di competenza della città metropolitana e del municipio di Messina. Il provvedimento arriva dopo i sopralluoghi effettuati dal sindaco nelle ultime 48 ore e dal confronto avvenuto questa mattina con il responsabile provinciale dei Vigili del Fuoco. La situazione emersa crea inquietudine, dice Cateno De Luca, per l'assenza di un quadro chiaro e definito della situazione riguardante lo stato attuale di stabilità di ogni singolo plesso scolastico. Incidente domestico questa mattina per un 42enne mascalese. Un dito della mano dell'uomo è rimasto incastrato in un tritacarne. Per liberare la mano in sala operatoria al Cannizzaro è stato necessario anche l'intervento dei pompieri del Comando Provinciale di Catania. Il servizio. Stava usando un tritacarne da cucina per preparare delle conserve di pomodoro. Una disattenzione e il pollice della mano destra è finito stritolato nell'imboccatura della macchina. Giornata da incubo per un 42enne di Mascali. L'incidente domestico è avvenuto questa mattina in casa dell'uomo. Con la mano rimasta bloccata nel tritacarne, per l'uomo sono scattati soccorsi. Visto le gravi ferite riportate, l'uomo è stato portato all'ospedale Cannizzaro di Catania per essere operato d'urgenza. Per riuscire a liberare la mano dal tritacarne è stato necessario richiedere l'intervento dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania entrati in sala operatoria. Seguiti dal personale sanitario, i vigili, utilizzando una speciale apparecchiatura, hanno rimosso il tritacarne, consentendo poi ai chirurghi plastici del nosocomio catanese di intervenire subito per regolarizzare la funzionalità del dito. Come evidenziano dal comando dei vigili del fuoco di Catania, l'intervento in sala operatoria si è concluso positivamente. Il paziente è stato ricoverato nel reparto di chirurgia plastica del Cannizzaro di Catania. Bene, adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi, torniamo subito dopo. Energreen Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili. Grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo, Energreen Power è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni adatte a qualsiasi esigenza, realizzando impianti fotovoltaici, sia di grandi che di piccole dimensioni. Il nostro team di operatori specializzati garantisce un'assistenza completa e costante durante tutte le fasi di esecuzione dell'opera, dall'ideazione dell'impianto alla richiesta delle autorizzazioni necessarie, dall'installazione all'assistenza post vendita, fino alla manutenzione. Affidati a personale esperto. Scegli Energreen Power. In questo periodo da Energreen Power grandi promozioni. Impianto fotovoltaico 3 kW più batterie a cumulo 2,4 kWh. Offerta chiavi in mano, IVA inclusa 6.900 euro. Impianto 4,5 kW più batterie a cumulo 4,8 kWh. Offerta chiavi in mano, IVA inclusa 9.900 euro. Impianto 6 kW più batterie a cumulo 5,5 kW. Offerta chiavi in mano, IVA inclusa, a 13.900 euro. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Energreen Power, Contrada Tre Fontane Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it. Ben rientrati in studio, proseguiamo con le notizie della nostra edizione. I carabinieri hanno eseguito a Messina e a Palermo una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto su richiesta della Procura nei confronti di 6 persone ritenute responsabili a vario titolo di rapina aggravata in concorso mediante l'ipnosi delle vittime. L'operazione, denominata Iponose, ha sgominato una banda di rapinatori con base a Palermo, i cui componenti rapinavano numerose vittime, per lo più anziane. Dopo essere state avvicinate dagli indagati col pretesto di una finta compravendita di gioielli,
Le vittime percepivano un intenso profumo che, unito ad altre tecniche di manipolazione ipnotica, li induceva in stato confusionale e venivano persuase a recarsi presso la propria abitazione o nei propri istituti di credito al fine di procurarsi del denaro che poi consegnavano ai malfattori. Torniamo a Paternò, tentata rapina nel tardo pomeriggio di ieri in un negozio Compro Oro in via Vittorio Emanuele. Ad agire sono stati in due, sparati due colpi a salve. I dettagli. Tentata rapina ieri pomeriggio ad un negozio Compro Oro di via Vittorio Emanuele a Paternò. Ad agire, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Paternò che stanno indagando sul caso, sono stati due uomini arrivati a bordo di un Piaggio Liberty di colore scuro. L'azione, anche in questo caso, come è accaduto nella tentata rapina della scorsa settimana, è scattata in piena ora di punta, poco prima delle 18:30. Un'azione fulminea, i malviventi sono arrivati come detto contromano e con il volto nascosto, scesi dallo scooter, sono entrati fino alla zona di disimpegno del negozio dove ci sono le vetrine. Qui hanno sparato due colpi d'arma da fuoco, poi rivelatisi a salve, con l'obiettivo di tenere lontani i titolari durante la loro azione e con un attrezzo hanno tentato di rompere una delle vetrine per portare via gli oggetti preziosi in esposizione. Appena colpita la vetrina è però scattato il sistema d'allarme con i rapinatori che hanno deciso di fuggire. Sul posto è immediato l'arrivo dei carabinieri del nucleo operativo a radiomobile della compagnia di Paternò che hanno avviato le indagini. Si sono vissuti anche momenti di paura per una donna, non chiaro se una cliente, che ha cominciato ad urlare appena sentiti gli spari. I militari dell'arma non escludono che ad agire possano essere le stesse persone entrate in azione in un altro Compro Oro sempre su via Vittorio Emanuele la scorsa settimana. Si stanno vagliando le riprese delle telecamere a circuito chiuso della zona. E adesso ci spostiamo ad Adrano, dove 6 anni fa, presso la villa comunale, veniva ucciso con una coltellata il 19enne adranita Rosario Ranno. Il sindaco Angelo D'Agate questa mattina ha deposto un mazzo di fiori accanto alla stele che ricorda Rosario e tutte le vittime della violenza. Sentiamo. 6 anni fa la tragedia che rimane ancora una ferita aperta per la comunità adanita. La morte di Rosario Ranno, ucciso a 19 anni con una coltellata alla villa comunale la sera del 3 agosto del 2012, il giorno della festa patronale. E anche quest'anno, nel giorno della festa di San Nicolò Politi, il primo pensiero questa mattina è stato rivolto al giovane Rosario. Intorno alle 11 il sindaco di Adrano, Angelo D'Agate, si è recato sul luogo della tragedia assieme agli assessori comunali e ai vigili urbani ed ha deposto un mazzo di fiori accanto il cippo che ricorda Rosario e tutte le vittime della violenza. Subito dopo è stato osservato un minuto di silenzio. Sulla panchina vicino il luogo della tragedia erano stati già deposti in mattinata altri fiori da familiari e amici di Rosario. Ma sentiamo il primo cittadino. Io sinceramente in queste occasioni penso un po' di riflettere tanto, anche di parlare poco, che episodi come questo dolorosissimi e violenti insomma ci facciano riflettere. Siamo qui per testimoniare l'amore, la fraternità, la solidarietà e per fare memoria, no, degli atti di violenza affinché non accadano mai più. Restiamo ancora ad Adrano, dove oggi è la festa del santo patrono San Nicolò Politi. Questa mattina l'abbraccio della città al santo nella processione che ha interessato i vari quartieri. Il fercolo accolto con grande festa e devozione a Monte Rosso. Il momento clou stasera con la spettacolare volata dell'angelo. Sentiamo. E chiamiamo Luca l'aiuta viva! Oggi è il giorno più atteso dalla comunità religiosa adanita, quello che celebra il patrono San Nicolò Politi, e in attesa del momento clou di questa sera con la spettacolare volata dell'angelo che vedrà protagonista il piccolo Riccardo dell'Aquila, la città ha abbracciato San Nicolò con la processione di questa mattina che ha interessato vari quartieri. Grande attesa come sempre nella zona Cuore Immacolato. Dopo l'uscita dalla chiesa delle reliquie del santo, il fercolo è stato accolto con grande devozione e in un clima di grande festa.
Per la prima volta la processione ha raggiunto le viuzze del cuore del quartiere Monterosso e qui i devoti l'hanno accolto con grande entusiasmo, con bandierine fra i vari balconi e fuochi pirotecnici. Ma c'è anche chi ha pensato ai tanti devoti che tirano il fercolo e ai fedeli, pertanto sono stati allestiti vari punti ristoro per distribuire acqua fresca. Un semplice gesto, anche questo, segno della devozione a San Nicolò. Quest'anno il comune, sia i preti eccetera eccetera, ci hanno promesso che bastava Santo Nicolò qua. Allora abbiamo fatto come l'anno scorso, offrire l'acqua da bere a tutti, gratuitamente, tutti, sia quelli che portano Santo Nicolò, quelli che passeggiano e anche i vicini di casa, eccetera eccetera, a tutti. Come, da queste parti il simulacro non era mai passato di San Nicolò? Non è mai passato, questa è la prima volta che sta passando di qua. Quindi a noi ci ha fatto piacere, abbiamo acceso anche i fiaccolati. Rispettiamo la festa di Santo Nicolò tutti gli anni, finché io verrò qua, perché io abito a Milano, però abito qua in questa casa qua, tutti gli anni vengo qua a festeggiare apposta Santo Nicolò. C'è la processione che per la prima volta si immette nei vicoli di Monterosso, esattamente dopo tanto tempo, vero? Sì, dopo tanto tempo, perché questo pezzo che continuiamo a fare qui era stato, diciamo, abbandonato perché il fercolo scendeva di nuovo da via Vittorio Emanuele. Ora da quest'anno si è ripresa, diciamo, l'antico giro che si faceva una volta e quindi si procede verso le strade proprio della zona alta di Adrano, per poi comunque andarsi a ricongiungere verso il vecchio giro. I residenti della zona sono contenti di questo fatto, insomma? Sono contentissimi e si sono ampiamente preparati. Preparati come? Cosa stanno facendo? Preparati, ci saranno dei momenti di festa con delle bandiere, con degli spari e penso anche con la distribuzione di acqua e di bevande. Da quanto tempo lei fa questa processione con San Nicolò? Dai miei 9 anni, oggi ne ho 44. Vi ho preparato le bandierine, la fiaccolata e da bere ci stiamo dando. Grazie. La strada sopra l'ha fatto sempre ogni anno, però qua è la prima volta. E ci abbiamo fatto... Avanti ci sono i bevande e qua ci sono i fiaccolati. Avete accolto per la prima volta San Nicolò, non era mai passato da qui? Troppo buono, no, io la prima, a strada questa sì, è la prima volta. E la prima volta è bello. Avete preparato un buona festicciola? Sì, abbastanza, acqua e tutto. Auguri a tutti Nicola! Ecco lo vuole bene, lo chiama Viva! Perché lo vuole bene, lo chiama Viva! Torniamo a Paternò, per il mese di agosto resteranno chiusi i centri per anziani. Critica la consigliera Patrizia Virgillito. Il sindaco Nino Naso e l'assessore Nenzi Leotta rispondono che il fatto è dovuto al calo di richieste. I dettagli. I centri per anziani, un nonno per amico di zona Ardizzone e Casa Coniglio nell'omonimo quartiere a Paternò resteranno chiusi per tutto il mese di agosto. E quanto accade a Paternò con la situazione evidenziata dalla consigliera comunale Patrizia Virgillito. Dall'1 agosto, evidenzia la consigliera Virgillito del gruppo consiliare Paternò 2.0, i centri sono chiusi per carenza di personale. Ho ricevuto in merito diverse lamentele da parte degli anziani che perdono così un importante punto di riferimento. La stagione estiva è il periodo in cui più di altri mesi dell'anno gli anziani soffrono di solitudine, le città si svuotano perché si va in vacanza e gli anziani spesso restano da soli in casa. I centri d'incontro diventano dunque per loro l'occasione per aprirsi ad un confronto, per trascorrere alcune ore insieme ad altri coetanei. Con i centri chiusi dunque si perde per molti di loro che non hanno la possibilità di andare in vacanza perché soli un importante punto di riferimento. Anche solo per metà giornata il centro dovrebbe aprire, continua la consigliera Virgillito, ma manca la programmazione perché il personale potrebbe essere spostato. E non è solo questo il problema, continua la Virgillito. Durante il periodo di apertura il centro è aperto al mattino dalle associazioni che hanno una convenzione con il comune, mentre nel pomeriggio ad aprire sono due anziani che hanno dunque le chiavi dei due immobili.
Alla consigliera Virgillito rispondono il sindaco Nino Naso e l'assessore alla solidarietà sociale Nancy Leotta. Abbiamo agito come fatto da sempre, anche negli anni scorsi, evidenzia il sindaco Nino Naso. I centri hanno sempre cessato la loro attività nel mese di agosto, visto che le presenze degli anziani sono nettamente inferiori. Ancora una volta si tenta di speculare sul nulla, continua il sindaco. Siamo comunque disponibili a verificare tutte le soluzioni. Evidenzia che i centri non sono aperti dagli anziani, l'assessore Leotta che afferma. Il comune ha due convenzioni con associazioni, con la Misericordia per un nonno per amico e con il centro giovanile ASD Baseball per Casa Coniglio. Sono loro, insieme al personale dell'ente, che pensano alle aperture e chiusure dei centri. E per chiudere ci spostiamo nella provincia palermitana, nel comune di Misilmeri. 5 dipendenti sono rimasti coinvolti nell'indagine sui furbetti del cartellino, sono stati licenziati dall'amministrazione comunale. Lo scorso 25 giugno era già scattata per alcuni di loro la sospensione dal lavoro disposta dal GIP di Termini Imerese. Nell'indagine sull'assenteismo dall'ufficio anagrafe sono rimasti coinvolti in 10 accusati di truffa. Dalle indagini condotte dai carabinieri era emersa una complicità tra i dipendenti che timbravano più beige per consentire ai colleghi di lasciare anche di 2 ore prima il posto di lavoro. E con questo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima edizione.